Benvenuti amici di Dillo a Lello, Barletta Web 24. Vedete come sfrecciano? Vedete? Siamo allo spiazzale dell'ospedale. Siamo venuti anche qua a fare una bellissima puntata di Dillo a Lello. Sigla! Estate 2024, qual è la tua canzone preferita che ti piace ascoltare sempre all'estate? La canzone sinceramente non lo so. Come si chiama? Non lo so neanche io. Sinceramente non lo so, però la dobbiamo trovare. Cosa ti piace dell'estate? Il mare, la birra, il panino. E lo stare insieme. E lo stare insieme con gli amici. Senti, io ho notato che qua allo spiazzale si sta bene, si prende un po' d'aria fresca, però c'è sempre qualcuno che esagera con la moto, con le macchine. E voi avete i bambini e non vorrei che succedesse qualcosa. Mi sono lamentato pure di questa cosa. Bravo Mario. Tu cosa ne pensi dell'amicizia? L'amicizia è la cosa più bella. Dello spiazzale? È bello stare in compagnia pure. E cosa ne pensi di quello che ho detto? Perché ho visto che i ragazzi sfrecciano. No, non va bene. Non va bene perché ci sono i bambini, è pericoloso, si possono fare pure del male. Grazie. E qual è la tua canzone preferita prima che vai via? Canzone preferita? Qual è estiva? È estiva. D'estate che sai che non ascolti e hai capito che è l'estate. Particolare. Luglio col bene che ti voglio, vedrai che non finirà. Però è fun out. Ultima domanda, okay, amici bene. Miei, perché siete due amici miei. Spiaggia o braccio? Braccio. E perché? È perché è più bella l'acqua al braccio. E prendi il sole, stai più tranquillo? Sì, sempre tranquillo. Per te? Spiaggia perché non so nuotare. Bellissimo, sei il massimo. Che concerto hai visto quest'estate? Nessuno, perché costano assai. Mi dici qual è la tua canzone preferita estiva che quando l'ascolti ti ricorda l'estate? Sesso e samba. Siamo qui. Fra amici. Fra amici, è una cosa bella. Qual è il gioco che state giocando? Si chiama Mediatore. A chiamare? A chiamare, perché siamo in 6, quindi di conseguenza la maniglia si sa, è in 5, mentre questa qua, essendo molto più larga, siamo in 6 giocatori, 6 vecchietti che si danno che da fare. Che vi divertite e vi rilassate. Perderete tempo. Signori, avete vinto? Quando si beve, quando si perde. Ma a certe volte amministrisci, pesca tre triumfi. Sì, si raccomando, vinci. Cosa ne pensi di questo gioco? È di tradizione barlettana. Esatto. Per essere ora devi chiamare. Lasciamo chiamare. A mezza la chiami. Chiama la maniglia. Caro amico, dimmi. E tu cosa ne pensi di questo gioco? È un bel gioco, ci divertiamo. Visto che qua certe volte i giovani si comportano un po' maluccio, sì. a livello di moto, macchine. Allora, vedete la situazione. Anche perché qui siamo vicino all'ospedale. Abbiamo detto di passare più tardi. È un mese che stiamo qui, non è mai venuto nessuno la sera. No, perché vedi, io non perché siete presenti, queste sono le cose belle, la tradizione, giocare, non date fastidio a nessuno, prendete aria e questa è la cosa bella. E 4, 5, 6, non mi danno meno triumfo. Mamma! Cioè, praticamente, cari amici, un fan sempre feggio. Ha capito? Visto che volevo intervistarti, ma la tua canzone preferita estiva qual è? A me mi piace quelle vecchie. Se tu la conosci Lolita Lola? Quella io ce l'ho anche sul telefonino. Bellissimo. Al 31, cari amici, dovete sapere che chi fa 31 pagano tutti. Sì. Batte alla prima. Alla seconda giro. Oh, ma diciamo ma. Dimmi. Quando ti metti stasera, è stato invernale? D'estate. Qual era la canzone che ti ha dedicato tuo marito? La più bella. Quale? La più bella cosa che non c'è. Che cosa vi piace di questo posto? La tranquillità. Si respira di perché più. Perché giochiamo per amica e giochiamo. Qui è un po' più tranquillo, invece a Ponente è più caldo. Sì, ma infatti qua se non era per queste cose che succedono, è una cosa molto bella, tranquilla e si sta bene. Stiamo bene. Anche perché se voi siete gente che io sono sicuro che non sporcate, vi divertite, è bellissimo questa cosa. C'è gente che porta i bambini per... E quello è molto pericoloso, è molto pericoloso. Buona estate a tutti. Grazie.
Ciao ragazze! Ciao! Preferisci questo posto perché? No, è bello che siamo all'aria aperta, giocano i bambini con le biciclette. Però c'è qualcosa che non va, vero? No, le macchine corrono, poi è pieno di vetri, bottiglie di birra, è un ragazzi po' che sfrecciano con le moto. Sfrecciano con le moto, sì. Parliamo di estate. L'estate a te ti piace il braccio o la spiaggia? Ora con la bambina la spiaggia, è più comoda la spiaggia per la sabbia. Ponente o Levante? Ponente, noi andiamo a Mennia. Ah, qual è la tua canzone preferita estiva? Sesso e Samba quest'anno. Sesso e Samba. Tutti quanti, tutti quanti. Estate 2024, spiaggia o braccio? Entrambi, di settimana in spiaggia e di fine settimana al braccio. Ma qual è la differenza tra braccio e spiaggia? Niente, al braccio ci si prende più il sole, mentre in spiaggia ci si diverte di più. Qual è la tua canzone preferita dell'estate? 30 gradi, di Anna Pipe. Siete stati a qualche concerto quest'estate? A RDS, ma verso la fine. Ti è piaciuto? Sì. Ma è una bella esperienza, diciamo che a Barletto ci vogliono più cose di questo. No, sì, è una bella iniziativa. Siamo allo spiazzale dell'ospedale e vedo che c'è tanta gente, ma voi lo frequentate spesso? Sì, quasi tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. Prima usciamo dal centro e poi veniamo qui perché sta più freschi. Si sta bene. Che ciabatte! E anche questa è fatta. Summer Edition 2024, spiazzale dell'ospedale. Bella gente, c'è veramente bella gente che si viene a rilassare, a giocare a carte, dal 31 mediatore. È stata veramente una bella puntata. Ringrazio tutti quelli e soprattutto di stare più attenti, cari amici, con le moto, con le macchine, perché ci sono tanti bambini. Io vi saluto, vado a nanna perché non ce la faccio più. Ciao amici di Barletta Web 24. Buonanotte. Ah. Finalmente, ci vediamo sabato. Cin cin.